Benvenuti, questa è l'edizione serale del magazine di Telecosta Smeralda. Allora, abbiamo dei vicini, dei conoscenti, sono quelli delle Canarie, e c'è un rapporto che lega la Sardegna a questo popolo. Ci spiega tutto in questo servizio la collega Alessandra Addari. Vediamo. Un giro del mondo che arriva fino alla Sardegna per incontrare donne e uomini che dalle isole Canarie si spostano in altri luoghi per lavoro, per studio e per amore. Un giro del mondo che ha come fine la realizzazione di una trasmissione televisiva. Le interviste riguardano tutti coloro che sono andati via dalle Canarie, come Isabel Vera, ideatrice e fondatrice dell'associazione Eurinsola, che la televisione del suo paese d'origine appunto ha voluto intervistare per farsi raccontare il luogo in cui ha scelto di vivere. E quante cose queste due terre hanno in comune, a partire proprio dal flusso migratorio di donne e di uomini che cercano altri luoghi, lavoro, stabilità, amore. Così è Isabel Vera, anche l'isolana d'origine, a raccontare l'altra isola, la Sardegna, quella scelta per amore, ma per la quale lavora intensamente perché ha capito che insieme si va più lontano, soprattutto si conta di più in Europa. Isabel è la guida turistica di questo viaggio culturale da un'isola all'altra. Abbiamo l'onore o l'onore di avere un programma di televisione spagnola in Canaria, si chiama Embajadores por el Mundo. Mi hanno selezionato, per me è sempre un onore, come dico sempre, perché quando quello che stai facendo, il lavoro che stai portando avanti, no? Che è un progetto molto ambizioso, come tutti sapete, unire queste culture, unire queste isole, per avere un'unica isola da portare poi all'attenzione del Parlamento europeo, quindi per me è fondamentale che loro oggi siano qua, che mi abbiano dedicato comunque uno speciale, e abbiamo comunque oggi noi tutto il giorno gireremo per questa meravigliosa città, faremo vedere quello che possiamo perché c'è tanto da far vedere, ma riusciremo a far vedere quello che si può in un giorno. Ecco, sì, quello che si può in un giorno, quali saranno i punti principali della vostra visita? Allora, saliremo a Castello, ovviamente, per far vedere tutti questi quattro quartieri che abbiamo meravigliosi, ognuno può raccontare la loro storia, la cattedrale, tutta la storia della cattedrale, il Palazzo Reggio, poi vogliamo far vedere anche il Poetto, perché comunque non tutte le isole in città hanno una spiaggia come quella che abbiamo noi, di quasi 8 chilometri, raccontare la storia fiabesca della Stella del Diavolo, che tanto altro vedere. I quartieri, quindi gireremo per i quartieri, il Poeto, e saremo tutto il giorno qui a Cagliari. Lui racconta che questo programma quindi vuole promuovere le persone, i canari che sono fuori, che sono eccellenti, che fanno comunque qualcosa di diverso da quelli che sono all'estero, e lui si trova molto contento di essere qua in quest'isola, no? Perché la Sardegna io l'ho sempre raccontata come la mia seconda casa, la mia seconda isola, quindi loro stanno già entrando dentro questo amore per quest'isola, e quindi sentirsi qua per loro come sentirsi anche a casa, poi il mare per noi come tutti gli isolani, non siamo isolati, okay? Perché abbiamo un mare che ci collega come ponte, ed è lì che dobbiamo sfruttare questa nostra capacità, in usare quel mare come un ponte e non come uno svantaggio, che è quello che si fa tantissimo alle Canarie. Quindi presto è possibile che andremo noi a trovare i sardi alle Canarie? Questo è possibile, io ho già un'idea di progetto da fare anche con i nostri canali, con i nostri emittenti, fare qualcosa di collegarci anche con i sardi che abbiamo alle Canarie. Ecco, ci presentate il vostro team, di quante persone è composto? Pues es un equipo de cuatro personas, llevamos cuatro meses viajando alrededor del mundo, de hecho la semana pasada dimos la vuelta completa al planeta, y tenemos a Sacha Marsán, que es productor ejecutivo, además de realizador del programa, Sonsoles Castillo, que es nuestra presentadora, y Sonia Jiménez, que es la persona de producción que nos acompaña. Grazie. Prossima tappa, Bastione. Sì, adesso saliamo al Bastione perché da lì abbiamo la possibilità di ammirare tutti i gioielli che ci offre Cagliari. Oggi si festeggia in tutto il mondo il turismo, la giornata appunto mondiale del turismo. Là noi ci trasferiamo ad Ozieri perché nel fine settimana dal 6 all'8 di ottobre ospita una particolare forma di turismo, quello itinerante. Vediamo.
È un turismo attivo all'aria aperta, un turismo che vuole vivere la Sardegna tutto l'anno, quello che dà valore al viaggio, al rapporto diretto con i luoghi e con le comunità. Una nuova forma di vacanza che punta alla scoperta del territorio, delle sue eccellenze, dall'ambiente alla storia, dall'artigianato all'enogastronomia. Per 3 giorni, dal 6 all'8 ottobre prossimi, Ozieri sarà casa di questa forma di turismo itinerante, già la 4ª edizione, con tante attività all'aperto, incontri, musica, street food ed degustazioni. Abbiamo sostenuto da subito la proposta dell'associazione Camperisti Torres, che abbiamo accolto favorevolmente, perché questa occasione ci permette di mettere in vetrina tutto ciò che la nostra offerta culturale, enogastronomica, turistica, quindi in termini di turismo esperienziale, di esperienze all'aria aperta, di sport, attività, la conoscenza dei nostri siti archeologici, del nostro grande patrimonio storico, culturale e architettonico, e anche la grande tradizione gastronomica, le tipicità del territorio e della stagionalità, che permetteranno di assaggiare prodotti locali veramente di grande bontà a chilometro zero, che grazie all'iniziativa del festival potrà essere conosciuta nelle sue varie sfaccettature e aspetti. Il turismo itinerante, attivo, esperienziale ed enogastronomico fa emergere le potenzialità della Sardegna come destinazione da vivere almeno 9 mesi l'anno e non solo durante la stagione estiva, di un'isola capace di essere attrattiva dal punto di vista naturalistico, ambientale, enogastronomico, astronomico, sportivo, storico e culturale. Il Lugo d'Oro è uno scrigno di prodotti, quindi in particolare ci concentriamo sul pane e sulla pasticceria. Noi abbiamo la cupoletta d'Ozieri, che è un unicum dei dolci sardi, quindi ci concentreremo su questi due prodotti, ma anche tutti gli altri prodotti alimentari, per esempio la greviera, che è un prodotto d'eccellenza. La manifestazione organizzata dall'associazione Camperisti Torres, con il patrocinio del Comune di Ozieri, dell'Unione dei Comuni del Lugo d'Oro, della provincia di Sassari e della Regione, rientra nell'ambito del programma di promozione turistica Salute e Trigu della Camera di Commercio di Sassari, per supportare gli eventi legati alla cultura e alle tradizioni nel nord Sardegna. La cosa più importante è riscoprire che la squadra, facendo il patto proprio del territorio, sta riuscendo ad avere veramente moltissimo successo, perché stanno collaborando gli eventi tra gli eventi, gli organizzatori con gli altri organizzatori, quindi noi ci ritroviamo con un contenitore che funziona. Quest'anno sono 54 eventi spesi su 49 comuni e ci rendiamo conto che praticamente siamo riusciti a inserire gli eventi in quasi tutto il territorio del Nord Sardegna. Il programma dell'evento prevede, per 3 intense giornate, esposizioni di veicoli per il tempo libero, attività ludiche e sportive all'aperto, laboratori culinari, escursioni, trekking urbani, visite guidate nei parchi, momenti musicali, tavole rotonde e dibattiti, così da trasformare Ozieri in un centro di interesse culturale che possa raccontare la storia dell'intero Lugo d'Oro. Tante attività molto diverse, e tra l'altro 2 battute veloci per dire che noi inizieremo con un'anteprima venerdì mattina, venerdì 6, coinvolgendo i bambini e le bambine di tutte le scuole di Ozieri e dei comuni dell'Unione, quindi tantissime bambine e tantissime bambine che giocheranno insieme nelle piazze di Ozieri, il futuro che gioca insieme di quelle comunità. E la Sardegna è attesa da un grande appuntamento a Torino fino al 3 di ottobre, il Festival delle Regioni. Vediamo di che si tratta. Un campionato, un torneo non di calcio, delle regioni, senza sfide incrociate ma con un unico obiettivo: raccontare e raccontarsi. È la Sardegna, la nostra, di storie, luoghi e tanto altro ancora. Si mette in mostra e scende in campo. 4 giornate dedicate alle regioni, sede Torino, che sarà il teatro della 2ª edizione del Festival della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Italia e Regioni, l'Italia delle Regioni, appunto. Attori protagonisti di questa vetrina, oltre alle istituzioni e ai presidenti di ogni singola regione, sono e saranno le bellezze, o la bellezza, declinate e declinata nella e della comunità. Sardegna dunque in mostra, bella, con tutte le sue unicità, tradotto, promozione e valorizzazione del territorio e delle sue perle, dei suoi codici e marchi di fabbrica, da quella parola composta, enoturismo, che piace e che in questi anni, e che anni, sta facendo conoscere, scoprire o riscoprire le strade di un prodotto ormai entrato nell'immaginario collettivo del turista del vino, l'enoturista.
dal vino all'artigianato ai prodotti della nostra terra e non solo. Uno dei fili conduttori di questo torneo, di questa edizione 23, saranno le infrastrutture nelle diverse articolazioni, dalla mobilità alla logistica, dall'energia all'ambiente, dalla sanità all'innovazione, dalle reti della conoscenza a quelli della ricerca. La prima giornata del festival sarà dedicata anche ai tavoli tematici, il 2 ottobre nel tavolo per lo sviluppo, opere pubbliche, logistica, porti, aeroporti, digitalizzazione, innovazione tecnologica e ricerca. È prevista la partecipazione dell'assessore dell'industria Anita Piri, nel tavolo invece per la difesa del territorio, protezione civile, difesa del suolo, cambiamenti climatici, siccità e agricoltura, parteciperà l'assessore della difesa Marco Porcu. Prevista anche la partecipazione degli assessori regionali LAE al lavoro, SAEU lavori pubblici e MORA ai trasporti. La Sardegna al centro, dunque al centro del Villaggio Italia, un melting pot di bellezza, la nostra, che offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino le eccellenze fatte nell'isola, dai prodotti tipici e di estrema qualità, DOP, a quelli dell'agroalimentare tradizionale. E ancora il patrimonio culturale e quello musicale, previste esibizioni con strumenti tradizionali e passi di ballo in costume. Gran finale con lo spettacolo e il tenore Francesco De Muro, che si esibirà nei brani La donna è mobile e Nessun dorma. A questo aggiungiamo la visione per il futuro, sfide e sfide, sfide Europa come lo spopolamento. Nel corso della legislatura infatti sono state messe in campo tutta una serie di misure di accompagnamento alla ripresa e di vigilanza ai territori con particolare attenzione per i comuni sotto i 3.000 abitanti. Ancora sfide, ancora Europa e tecnologia avanzata come quella dell'Einstein Telescope. La Sardegna con Sosenatos è la regione individuata per ospitare l'infrastruttura. Si tratta dell'unico investimento in grado di muovere flussi economici di persone verso la Sardegna ed è il primo e più grande esempio di questo sviluppo sostenibile legato all'innovazione che la regione sostiene in campo internazionale. L'Einstein Telescope consentirà di osservare l'universo dalle viscere della Terra. E che terra? Quella di Lula. Insomma, che festival delle regioni sia, con la Sardegna protagonista. Il mondo dell'arte riscopre Giovanni Nonni, pittore nuorese, Cagliari gli dedica una serata, ci sarà anche Vittorio Sgarbi. È stato un precursore dei tempi, come spesso succede ai geni. Giovanni Nonni, pittore sardo nato a Nuoro nel 1926, è scomparso a soli 45 anni nel 1975 e che oggi si sta riscoprendo e valorizzando per la sua spiazzante attualità. Lo ha fatto persino un critico d'arte come Vittorio Sgarbi, che di lui si è innamorato durante una visita a Cagliari alla Galleria Comunale, dove alcune opere di Giovanni Nonni saranno esposte insieme al catalogo, tanto da dedicargli un libro e una serata al Teatro Massimo. Quando lui operava negli anni 60-70, diciamo che l'arte sarda era orientata verso una modernità cosmopolita. Allora, praticamente tutto ciò che era sardo era da scartare. Mio padre nella sua arte invece attingeva alle sue radici, attingeva all'arte nuragica, era così ricca di simboli e segreti, riportandolo al mito e riproponendola con degli stilemi di una modernità incredibile. Infatti non è un caso che la sua riscoperta vera e propria stia avvenendo proprio adesso. E lui era un passo avanti, era troppo avanti con i tempi per poter essere capito quando appunto era ancora in vita. Oggi Nonni si è invece considerato una delle massime espressioni della cultura sarda del secondo Novecento, insieme a Nivola. E la Sardegna ne recupera l'immagine quasi a scusarsi della tanta indifferenza con cui è stato trattato in passato. Io è ormai da tanti anni che cerco di portare avanti la figura di mio padre, che ha rischiato di cadere nel dimenticatoio quando lui
è venuto a mancare. Giovanni Nonni visse intensamente, attraversò la guerra in tenera età, per poi vivere il periodo della ricostruzione post-bellica, le rivoluzioni culturali del 68. Anche dal punto di vista artistico, lui dipingeva la sua Sardegna, raccontava i miti identitari, anche se i suoi contemporanei in quel momento avversavano ogni ritorno alle tradizioni e tantomeno al figurativo. Nonnis era un po' difficile da descrivere perché aveva una personalità poliedrica, era serio, molto riflessivo, all'apparenza anche un po' burbero, ma dall'altra parte era una persona ironica, simpatica, allegra, quindi insomma un po', se vogliamo, contraddittoria, cioè per chi lo incontrava una prima volta non, l'unica cosa che poteva forse colpirlo era il grande fascino che aveva, perché era una persona veramente molto affascinante. La serata dedicata a Giovanni Nonnis con Vittorio Sgarbi si terrà venerdì 29 ottobre a partire dalle 18.30 al Teatro Massimo di Cagliari, ingresso gratuito. E con Nonnis chiudiamo questa edizione del nostro magazine. Naturalmente vi ringrazio per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.